Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Davvero pace, fratelli e sorelle, siate i benvenuti qui intorno alla mensa del Signore, nella sede di Pietro, qui dove siamo stati convocati per fare festa, per celebrare l'Eucaristia e inviare Fra Agnello come parroco il suo ministero qui per la parrocchia di San Pietro. Una parola di saluto in particolare ai concelebranti, a cominciare da Sua Eminenza Battista Re, che rappresenta il Collegio Cardinalizio, se non il Papa, lui è il decano del Collegio Cardinalizio, e a seguire i canonici che sono qui presenti, coadiutori del capitolo di San Pietro. Poi vedo diversi confratelli e amici di Fra Agnello, ma anche miei, perché molti li conosco e sono contento di rivederli. Poi un saluto particolare alla famiglia, a cominciare dalla mamma di Fra Agnello e ai tanti, tanti, oltre che familiari, parenti, amici che si sono radunati qui per dire insieme a noi tutti, alla Chiesa, un grazie a Fra Agnello per aver accolto questo impegno, questo incarico, e cominciare così con tanto entusiasmo, ormai già da qualche mese che è al lavoro, ma davvero si vede l'entusiasmo con cui svolge il suo servizio, il suo ministero. Ecco, vogliamo anche pregare per lui, lo facciamo in questa Eucaristia in modo particolare, perché il Signore gli doni pienezza di grazia per svolgere per il popolo di Dio che qui ha un territorio minuscolo e al contempo universale, per svolgere per il popolo di Dio santamente il ministero. Cominciamo aprendo il cuore, allora, ad accogliere questo dono di Dio che passa innanzitutto per la sua misericordia. Chiediamo perdono per le nostre mancanze. Io confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Sapienza. Pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto e come un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni, nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Parola di Dio. Saziaci, Signore, con il tuo amore, gioiremo per sempre. Saziaci, Signore, con il tuo amore, gioiremo per sempre. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci, Signore, con il tuo amore, noi vivremo per sempre. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male. Saziaci, Signore, con il tuo amore, gioiremo per sempre. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Saziaci, Signore, con il tuo amore, gioiremo per La parola di Dio è viva. Dalla lettera agli Ebrei. La parola di Dio è viva, efficace
e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. È parola di Dio. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi». Ma a quelle parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio!» I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio!» Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può salvarsi?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli:
ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose, in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Parola del Signore. E chi può essere salvato? I discepoli sono sbigottiti davanti alle parole di Gesù. Il loro interrogativo fa eco alla tristezza di quel tale che possedeva molti beni e non accetta la proposta di Gesù. La domanda dei discepoli, e chi può essere salvato, rivela in realtà il medesimo schema mentale, che più o meno funziona così. Avere tanti beni è segno di benedizione, mentre se si è poveri significa che la vita non ti sorride e forse che Dio non è con te. Gesù dichiara stolta questa credenza. Quanti richiami nel Vangelo! La felicità, la pienezza di vita, la sicurezza non hanno origine nella ricchezza. Basta ricordare la parabola dell'uomo ricco che aveva avuto una stagione abbondante di frutti e pensava di metterli da parte per il suo futuro benessere. Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita e quello che hai preparato, di chi sarà? La parola mette a nudo l'anima, è tagliente, più di una spada a doppio taglio, nulla è nascosto ai suoi occhi. Ecco, credo che dietro a questo approccio alla vita, così diffuso nelle nostre società opulenti, ci sia un dubbio esistenziale profondo. Sarò amato semplicemente per quello che sono? Sono amabile? E forse tanti, tutti, si sforzano di accumulare dei beni di vario genere, materiali e immateriali, come ad esempio i consensi, i like, il numero dei follower, perché tutti sperano o speriamo di essere in questo modo messi in salvo dall'indigenza, dalla precarietà, dalla solitudine. Ma non funziona questo schema. Quel tale che corre incontro a Gesù possedeva molti beni e aveva osservato tutto fin dalla giovinezza e non era soddisfatto. Perché non era soddisfatto? È un problema. I beni non ti fanno assaporare la vita eterna, non schiudono le porte del regno. Nella prima lettura Salomone, che era ricco e potente, Salomone chiede per sé la sapienza, il sapor bonus, perché quando il gusto dell'amore di Dio lambisce il cuore dell'uomo e lo illumina, le ricchezze e ogni altro bene di cui godere non sono più nulla di davvero significativo per il cuore.
Evidentemente il cuore dell'uomo non è fatto per possedere qualcosa o qualcuno, nemmeno per essere ligio ai doveri. Il cuore dell'uomo è fatto per l'amore, per essere abitato da Dio che è amore. Ricordate, Marta, Marta, tu ti affanni, ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Maria è seduta ai piedi di Gesù e lo ascolta, si lascia inabitare dalla parola. Quel tale, sempre del Vangelo, non sa esattamente cosa gli manca, ma ha un desiderio profondo e Gesù va incontro al suo desiderio, proponendosi come il compimento di quel suo stesso desiderio. Una cosa sola ti manca, vieni e seguimi. Per fare questo, per seguire Gesù, occorre non avere inciampi, cose che distolgono il cuore dal desiderio dell'amore. Disfarsi dei beni ingombranti è una conseguenza logica. Per questo sono beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Si è felici non perché non si hanno dei beni, ma perché non si è distratti da nessun bene che perisce, materiale e immateriale. Altra cosa, chiaro, la miseria. Ma la povertà è beata perché fa sperimentare la beatitudine dell'amore, nel senso che non si perde in nient'altro che non sia l'amore, che è Dio. Come dice Gesù, Dio solo è buono, Lui è l'amore. Solo Lui può colmare, può riempire di vita immortificabile, perché il suo amore non viene mai meno, ci è sempre riversato nel cuore e dà compimento ai nostri desideri grandi. Questo l'annuncio tipico del regno, l'annuncio singolare di Gesù. Una cosa sola è davvero necessaria ed è quella che durerà per sempre: essere inabitati dall'amore di Dio, entrare nel suo regno e trovarsi così serviti dal Signore. Quel tale sempre non ha avuto il coraggio di fidarsi di questo maestro affascinante. Se ne va rattristato, perché in fin dei conti sa che rimarrà nell'insoddisfazione. Appunto, non c'è gioia nel cuore, non c'è gioia che possiamo acquistare o conquistare in nessun modo, nemmeno con le opere della legge. Per questo i discepoli chiedono sbalorditi: e chi può essere salvato? E Gesù ci conduce al centro della questione. Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. I discepoli si sono fidati, hanno provato a credere a Gesù. A tempo debito condivideranno i segreti di Dio che in Gesù si manifestano, lasciandosi conquistare totalmente, e avranno tutto in abbondanza se seguiranno il Maestro fino in fondo. È un passaggio decisivo nella vita del cristiano in particolare. Per entrare nel regno di Dio devi essere sponsorizzato da Dio. Salomone prega per ottenere la sapienza, perché evidentemente la sapienza non è una conquista umana. Salomone lo sa e prega ardentemente. D'altronde, come scrive l'autore del Cantico dei Cantici, se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo, perché le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina,
letteralmente una fiamma di Yahweh, cioè la manifestazione al cuore della verità di Dio che è amore. Accogliere Gesù significa accogliere la sapienza di Dio che è splendore di amore per l'uomo. E anche noi nel Salmo abbiamo pregato: saziaci, Signore, con il tuo amore, gioiremo per sempre. Lo abbiamo pregato ardentemente. Preghiamo ardentemente per partecipare a quella sapienza, per entrare in intimità con Dio, vivere in comunione con Lui e con tutti i Suoi figli. Saziaci, Signore, con il tuo amore. E preghiamo per Fra Agnello, che oggi inizia ufficialmente, dicevo all'inizio, qui il suo ministero di parroco. Il caso vuole, caso per modo di dire, che il Vangelo di oggi sia una delle pagine iconiche della vocazione francescana. Allora, proprio a partire dalla parola ascoltata, gli auguriamo di essere pescatore e pastore come Simon Pietro, attento a cogliere i desideri più profondi di coloro che incontrerà, che Dio metterà sul suo cammino, e a guidarli verso i pascoli ubertosi del regno, offrendo loro la chiave per entrarvi. Saziaci, Signore, con il tuo amore. Ci alziamo in piedi, cantiamo il credo battesimale. Credo, credo, amen. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo, credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è resuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Salì al cielo. Siede alla destra di Dio Padre onnipotente. La verrà a giudicare, credo, i vivi e i morti, credo, credo, credo. Credete nello Spirito Santo,
la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Al Padre che ci chiama a partecipare alla gioia del suo regno, rivolgiamo unanimi e fiduciosi la nostra preghiera. Custodisci in noi la speranza, Signore. Custodisci in noi la speranza, Signore. Per la Chiesa, colmata di Spirito Santo, segua fedelmente la parola di Cristo suo Sposo, per recare ad ogni creatura l'annuncio della salvezza. Preghiamo. Custodisci in noi la speranza, Signore. Per Padre Agnello Stoia, nel giorno in cui inizia il suo ministero di parroco della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, affinché, sostenuto dalla grazia dello Spirito Santo, possa svolgere con sollecitudine la missione affidatagli dal Signore. Preghiamo. Custodisci in noi la speranza, Signore. Per i ministri del Vangelo, in particolar modo per quanti si trovano in terre dilaniate dalla guerra e da ogni genere di miseria, sia loro donata di perseverare in preghiera ed essere segno dell'amore di Dio per ogni uomo. Preghiamo. Custodisci in noi la speranza, Signore. Per tutti i battezzati, sentano l'urgenza di annunciare il regno di Dio con la testimonianza di una vita santa e di un umile servizio ai fratelli. Preghiamo. Custodisci in noi la speranza, Signore. Per le tante vittime dei conflitti e dell'egoismo dei potenti, il loro grido ottenga dal cuore misericordioso di Dio consolazione e pace, e dagli uomini vera giustizia. Preghiamo. Custodisci in noi la speranza, Signore. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, ci sia concessa la grazia di vivere la parola che abbiamo ascoltato, per rendere a Dio la nostra obbedienza filiale e amare il prossimo con sincera dedizione. Preghiamo. Concedici in noi la speranza, Signore. O Padre, che non rimandi a mani vuote chi si rivolge a te con cuore sincero, accresci la nostra fede, perché portiamo i frutti che desideri raccogliere dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Fratelli e sorelle, pregate perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Accogli, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Oh.
Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso coi tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi Apostoli, Pietro e Paolo, Simone e Giuda, San Francesco, i gloriosi martiri, San Daniele e compagni, tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa e Vescovo Francesco, il Vescovo Mauro che presiede questa Eucaristia, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi,
e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia, la libertà dei figli, insieme preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e ti sono salvato. Car.
Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore. Prego, sedete. Buonasera a tutti, pace e bene. Benvenuti a San Pietro. Ti sono così grato per la vostra presenza. Siete belli come le tende di Giacobbe. Tanto che questa basilica nel suo splendore impallidisce. Infatti essa è un bellissimo specchio che ci restituisce lo splendore della luce di Cristo che risplende sul nostro volto, il volto della Chiesa. Come la forma del ciabattino quando realizza una scarpa artigianalmente, entrando qui dentro lo Spirito ci dà la forma della cattolicità. Questo è il santuario delle nazioni. Qui si respira aria pura battuta dallo Spirito percorrendo la terra dai quattro venti. Desidero ringraziare il Santo Padre per la fiducia dandomi una responsabilità tanto grande nella sua casa, facendomi parroco del santuario dell'Urbe e dell'Orbe. Qual è questa Ecclesia Singularis, la Basilica Papale Vaticana. Ti ringrazio, Fra Mauro, cardinale, vicario e arciprete, che mi hai chiamato a collaborare con te, ponendomi come fratello e padre in mezzo a un popolo. Mi sento il più piccolo dei fratelli tra i reverendi canonici di San Pietro, grazie di essere qui. Mi hai offerto la gioia di essere il padre per i sanpietrini, per gli ausiliari, i custodi del Museo del Tesoro della Basilica, gli associati dei Santi Pietro e Paolo. Sono felice di collaborare con il segretario della fabbrica, Don Orazio, e sono onorato di far parte come dipendente della fabbrica di San Pietro, a servizio dei suoi uffici, tra cui il coro. Ringrazio Maestro Temistocle, te, con tutto il coro. Sono felice di essere compagno di viaggio di tanti giovani in discernimento e dei loro formatori dell'Istituto Don Folci. Grazie, grazie. Questa basilica è un piccolo mondo fatto di tante persone, artigiani e dirigenti, tecnici e umanisti, sagrestani e porporati, suore e operai, padri di famiglia. Ognuno nel suo compito rivolge uno sguardo e dice parole a questi spazi, imprime forme a queste pietre. Anche io sono chiamato a dire parole di visione e di profezia a questa porzione eletta del popolo santo di Dio per la sua santificazione in questo tempio santo. Usciamo, dunque. Usciamo accogliendo, servendo tutti quelli che vengono sulla tomba del pescatore come pellegrini e cercatori dell'assoluto. Accogliamo tutti quelli che desiderano celebrare qui i momenti significativi della vita, come il battesimo di un figlio, il proprio matrimonio. Suor Nirmala, Suor Susanne, Suor Patrizia sono straordinarie nell'aiutarmi ad accogliere tutti nell'ufficio parrocchiale. Accogliamo i sacerdoti, in modo particolare i preti di Roma, le loro comunità, soprattutto le più lontane, le più periferiche. Vorrei dire un grazie particolare a Sua Eminenza, mi onora con la sua presenza, grazie Eminenza, soprattutto del suo affetto, grazie Don Calogero,
Grazie a tutti voi, confratelli presbiteri, che oggi mi fate corona. Grazie, sono onorato della vostra presenza. Tra voi ci sono anche dei confratelli parroci che mi hanno accompagnato mentre ero parroco a Sant'Apostoli. Vorrei dire un grazie particolare a tutti voi che siete venuti dalla mia città di origine, Pagani, Nocera, la città di Alfonso Maria dei Liguori. Siete venuti da Maddaloni, dall'Alta Valle del Calore, da Nusco, Bagnoli, Castelfranci, Montella, dove ho vissuto 20 anni. Abbiamo vissuto insieme all'ombra del Leccio, il convento di San Francesco a Folloni, che quest'anno inizia i festeggiamenti degli 800 anni di fondazione. Siete venuti da Roma, dove sono passato da Santi Apostoli, sapete, era la parrocchia di Michelangelo, a sotto il cupolone, insomma, un bel salto. So di aver portato qui con me tutti voi e tanti altri amici che ci seguono tramite streaming, ringrazio il Dicastero per le comunicazioni vaticane, e sono uniti a noi nella preghiera da ogni parte. Vorrei chiamare una persona tra noi, il più semplice tra noi e a cui siamo tutti affezionati, il più fedele servitore all'altare del Signore, Massimo, che per 25 anni ha servito la messa a San Francesco. Per 25 anni ha servito la messa a San Francesco e a lui, come foste tutti voi, esprimere questo gesto di affetto. Massimo, io ti ho dato una croce d'argento quando hai fatto 10 anni di servizio e te ne promisi una d'oro ai 20. Ma non mi sono trovato quando ho compiuto i 20 anni perché la provvidenza mi ha chiamato altrove. Ma adesso che ne hai compiuto 25 è ancora più meritata. Se guardate qui accanto c'è l'immagine di San Francesco e su in alto c'è Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Per chi sta più in fondo, se alzate lo sguardo alla vostra sinistra, in alto riconoscerete subito San Guglielmo con il lupo, il patrono dell'Irpinia. Perciò non vi preoccupate per me, insieme a loro e a San Pietro sono proprio in buona e familiare compagnia. Perciò un grazie lo voglio esprimere insieme a voi nel modo che ci è più congeniale al nostro popolo, a farlo come ci hanno insegnato questi santi, esprimendo l'amore all'umanità di Cristo e alla Vergine, rappresentando e sapendoci commuovere davanti all'amore di un Dio che per noi si è fatto povero e bambino, crocifisso e risorto. Nascetto in Betlemma, era notte, pareva mezzogiorno. Era notte, pareva mezzogiorno. Mai le stelle lustre bella s'avrettera così, e a chi lucenda ietà chiamalli ma già all'Orienta. Tutti insieme. Ietà chiamalli ma già all'Oriente. Bene.
subito dopo la messa ci porteremo dietro, dietro questo altare, venite dietro la processione, andremo a salutare la Vergine, che in questa basilica veneriamo con il bellissimo titolo che Paolo VI le ha dato, Mater Ecclesiae. Vi saluterò là, dove c'è l'uscita della porta della preghiera, dove avrò la possibilità di darvi un piccolo ricordo di questa santa messa. Ecco, Padre Mauro ha accennato alla chiave del regno, è un piccolo ricordo che potete portare a casa, l'ho poggiato sulla tomba di San Pietro insieme alle suore, perché così diventi per voi anche un oggetto di devozione. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato ad accogliervi al meglio, le guardie svizzere, la gendarmeria, gli ispettori della fabbrica di San Pietro, grazie a quanti hanno collaborato perché questa celebrazione si potesse svolgere nel miglior modo possibile. Ci vedremo davanti all'aula Paolo VI per salutarci. Grazie a tutti. Bene, credo che sia stato detto tutto. Chiediamo a Dio la sua benedizione e ancora una volta chiediamo che Lui ci ricolmi con il suo amore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che ha fatto cielo e terra. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace.